Siamo qui col giornalista Pino Nazio, un intervento importante sul parlare proprio sulla sinergia che si è creata dopo le stragi sia di Capaci che di Via D'Amelio, quella sinergia del 93. Che eredità lasciano oggi Falcone e Borsellino? Intanto ci lasciano una Sicilia e un paese meno mafioso, lasciano nella gente la consapevolezza che la mafia si può sconfiggere, lasciano il fatto che quel fenomeno è stato visto non solo in Sicilia con maggiore odio, con maggior rifiuto, e oggi sicuramente possiamo dire che l'Italia ha reagito e ha sconfitto i corleonesi, ha sconfitto la cupola mafiosa. Hanno tentato di ricostruirla, un magistrato durante un incontro a Catania mi disse tutti i tentativi però sono andati a vuoto, c'è stato quello di Lo Piccolo, quindi questo è un grande insegnamento e, come abbiamo sentito dire qua, sicuramente il maggior favore che possiamo fare alla mafia è quello di dire che la mafia non verrà mai sconfitta, che ci sarà sempre. No, non è vero, esistono i comportamenti sbagliati, esiste la criminalità organizzata, ma è messa in un angolo, è stata messa in un angolo proprio per, come dicevi tu, perché le forze dell'ordine, la magistratura, lo Stato, la politica, la gente comune hanno reagito e hanno sconfitto i mafiosi. Un intervento importante e anche una critica, diciamo, costruttiva anche verso noi giornalisti, sul, come dire, anche sul manovrare, sul gestire bene la notizia. Noi che lezione possiamo dare proprio da noi anche giornalisti proprio in questo, in un campo così difficile come quello di trattare sulle mafie? Guarda, i giornalisti, come in ogni altra categoria, abbiamo il buono e il cattivo. Il corpo centrale, il corpo fondamentale della categoria è sicuramente un corpo sano, quindi abbiamo avuto giornalisti collusi, giornalisti che hanno scritto sotto dettatura di mafiosi. Sono stati una parte minoritaria ovviamente, cioè, abbiamo avuto i giornalisti che si sono stati sacrificati, coloro che hanno vissuto e vivono sotto scorta, coloro che sono morti, ci sono gli eroi appunto anche tra i giornalisti, però la stragrande maggioranza della nostra categoria è sicuramente una parte sana di questo paese che deve continuare a comunicare quanto la mafia faccia del male, perché ricordiamoci che quando viene messo il bavaglio, quando viene impedito ai giornalisti di parlare, quando vengono criminalizzati, è tutta la democrazia, è tutto il paese, è tutti noi che diventiamo più a rischio. Un'ultima domanda riguardo una curiosità mia personale, queste serie TV che in questi ultimi tempi stanno trattando molto anche i corleonesi, in ultimo Il Cacciatore, dove addirittura c'è stato anche qualche riferimento preso da qualche suo libro, L'uomo che sogna, il ragazzo del bambino che sognava i cavalli, c'è stata un'allusione, non ricordo di preciso, quando possono aiutare anche queste fiction nel mondo comunicativo? Beh, in particolare Il Cacciatore di mafiosi si riferisce all'opera di un importante magistrato che è Alfonso Sabella, che è un amico, che ha presentato anche il mio libro che tu hai citato e che è stato uno che nella stagione straordinaria di Palermo, quando arrivò Caselli, portò in galera uno dopo l'altro Pietro Aglieri, Brusca, il cognato di Luca Bagarella, Vito Vitale. E mi raccontava Sabella che ogni volta che entrava da Caselli gli diceva abbiamo arrestato Giovanni Brusca, e Caselli faceva un'agenda dove c'erano scritti i nomi dei latitanti e cancellava. E questa è stata un'opera molto importante, pensiamo pure quante volte la macchina del fango, pensiamo contro Caselli, è stata usata, eppure lui è stato un magistrato impegnato in prima linea contro il terrorismo, contro la mafia. Quindi questi, mi chiedevi se possono aiutare questi sceneggiati, possono aiutare nella misura in cui non costruiscono dei miti. A me fa male vedere quando qualcuno mette sul suo profilo Facebook l'immagine tratta da romanzo criminale, come se fossero dei miti. Quando, a proposito di un'altra fiction che è andata in onda su Canale 5, Il Capo dei Capi, addirittura vengono descritti come miti, bisogna dire la verità, queste persone sono persone che vivono fino alla fine nella paura di essere uccisi, quasi mai muoiono nel loro letto, hanno vissuto una vita infame, sì è vero, avranno avuto pure il lusso, ma vediamo quello che è rimasto di questi della banda della Magliana, come sono finiti, vediamo quello che è rimasto dei capi dei corleonesi. Quindi secondo me, oggi l'abbiamo detto, la legalità conviene. Lucia Canromagno, rappresentante regionale del Parlamento della Legalità qui in Basilicata, un importante impegno che è arrivato anche qui nella tua lauria, che messaggio avete voluto lanciare questa sera? Allora, grazie. Intanto sono referente culturale per il Parlamento della Legalità in Basilicata, nella regione Basilicata, perché questo è un movimento che nasce da Palermo e coinvolge un po' tutta Italia, anche qualche stato estero, perché ci sono dei rappresentanti esteri, proprio come movimento per diffondere e quindi avviare proprio il processo di cultura alla legalità.
questa sera un messaggio importante, sono arrivati da più parti, diciamo, delle commemorazioni. È stato un bello perché appunto è stato protagonista proprio le emozioni. Chiunque ha raccontato la sua idea di realtà proprio passata sulla sua pelle. L'intenzione era questo, perché non doveva essere un convegno ibrido come ne facciamo tanti, perché parliamo di tanti argomenti a più livelli, con più professionisti. Allora, il Parlamento della Legalità è fatto di professionisti, di questori, di poliziotti, di giornalisti, di insegnanti, di dirigenti scolastici, ma anche di gente comune, cioè gente che ci crede. Quella di stasera voleva essere un salotto, una chiacchierata fra amici, ma professionisti veri, che portavano la loro esperienza, anche perché questo è stato il secondo appuntamento in Italia per commemorare la morte di Paolo Borsellino, proprio per ricordare chi non è più, e quindi ieri a Verona con la presenza del presidente Niccolò Mannino, oggi a Lauria, perché da nord a sud la voce del Parlamento della Legalità deve essere una sola: cultura della legalità. Abbiamo visto la tua presenza anche a Roma, anche a Palermo, in vari ambiti, in ambiti, in vari contesti del Parlamento della Legalità. C'è qualche progetto anche qui in Basilicata prossimamente? Beh, sì, di progetti se ne stanno sviluppando in tutta Italia con le varie ambasciate, e quindi ci sono anche delle idee bellissime da mettere in campo, tipo il battello dell'amore che si svolgerà sul lago di Garda a cura di una delle nostre collaboratrici. Anche qui sta partendo e partirà qualche cosa, ma quello che è importante, quello su cui vogliamo lavorare, è quello della pratica quotidiana delle regole condivise, perché solo attraverso la pratica quotidiana delle regole condivise, del rispetto delle regole, del rispetto per tutti, soprattutto partendo dalle scuole, quindi dai più giovani, che si può veramente arrivare a parlare di legalità. Con il professor Niccolò Mannino, presidente del Parlamento della Legalità, mi ha subito sorpreso una frase stupenda in apertura del suo intervento finale: non vogliamo tifosi, vogliamo giocatori. I tifosi sono persone che possono essere anche false, emotivamente presi da quello che uno può dire, magari piangono come le lacrime del coccodrillo. Noi vogliamo gente che invece la sera si guardi allo specchio, scelga di vivere quello che c'è nel silenzio della propria anima e comprendere che la vita è una bellezza, la vita è bella, è un dono e va vissuta con gioia, e dare, mettere gioia nel cuore degli altri. Allora, come diceva Rita Atria, se vuoi distruggere la mafia, prova a distruggere il mafioso che c'è dentro di te, che si chiama orgoglio, cattiveria, egoismo, prepotenza e arroganza. Noi stiamo facendo semplicemente la nostra parte, ed è bello vedere come in tante regioni d'Italia stanno nascendo tante ambasciate del Parlamento e della Legalità cantando i valori della vita. Lei praticamente ha vissuto a stretto contatto con Paolo Borsellino e con Giovanni Falcone. La domanda può sembrare banale, però è importante anche lanciare questi messaggi. Chi erano Giovanni Falcone e Paolo Borsellino? Allora, preciso, io Giovanni non l'ho conosciuto, anche se lo vedevo in televisione, seguivo quello che lui faceva. Paolo Borsellino, il 18 marzo del 1989, è venuto all'Istituto Marco Polo di Palermo, l'Istituto per il Turismo, perché lo invitai a trattare il tema Una coscienza più forte per una scuola più unita, oltre il fenomeno mafioso. Poi nel 91 è venuto a San Cipirello, comune appiccicato a San Giuseppe Ato, a 20 km da Corleone, per presentare un mio libro. Abbiamo fatto anche insieme la pubblicazione del libro Palermo, capitale dell'Altra Italia. Nel 92 succede la strage e io ora nel 25esimo ho ripreso quelle schede che ho di Paolo, facendo il libro Io non c'ero, cosa sanno i giovani di Falcone e Borsellino. Paolo era una persona semplicissima, non era quello delle fiction, era un uomo che credeva in quello che faceva, non amava i riflettori, era semplicemente concreto e diceva fortemente che la lotta alla mafia deve essere un movimento culturale apartitico, interconfessionale, interreligioso, perché solo così possiamo sostituire al puzzo del compromesso il fresco profumo di libertà. L'ultima domanda, un impegno che non conosce confini, va da Como fino ad arrivare giù a Palermo, attraversate tutta l'Italia. Qual è il messaggio principale che il Parlamento della Legalità vuole lanciare? Prima di tutto amare la vita, strappare la maschera dell'apparire, essere se stessi, scoprire che la vita è un dono e stare sempre dalla parte degli ultimi, perché l'ultimo che non ha soldi, che non ha portafogli, che non ha amore quantitativi, ti sa dare solo l'amore vero, l'amore affettivo, che è quello di un abbraccio, di un bacio, di un messaggio, e che guarda caso te lo troverai sempre nei momenti in cui ti sentirai sempre più solo. La dottoressa Neida Capone, sostituto procuratore a Santa Maria Capua Vetere, un bellissimo intervento anche il suo, in cui accederò proprio alla lezione che Paolo Borsellino e Giovanni Falcone danno a voi quotidianamente.
Sì, certo, l'esempio di Borsellino e Falcone, diciamo, è un esempio che ci accompagna quotidianamente. Noi nel nostro piccolo, svolgendo tra l'altro la medesima funzione svolta da questi eroi, ci hanno insegnato veramente tanto a non avere paura mai di niente, ad avere sempre coraggio e a saper difendere le persone offese, qualunque reato venga commesso, da quello più grave come può essere uno stalking, un maltrattamento, a quello meno grave come può essere un semplice furto. Garantire la legalità di cui abbiamo parlato stasera in termini sostanziali e concreti sempre. Una domanda che è un pochettino attuale, visti anche le ultime settimane, le ultime insomma evoluzioni anche nazionali. Come sta la giustizia in Italia secondo lei? In che senso come sta la giustizia? Diciamo, noi come magistrati, le forze dell'ordine, cerchiamo di fare il possibile. E la giustizia va applicata in maniera, diciamo, sempre corretta, serena, e dico sempre questo a tutti i cittadini sfiduciati che spesso mi chiedono, appunto, mi fanno queste domande. Bisogna comunque sempre avere fiducia nella giustizia, perché se si crea qualche caso difficile oppure qualche intoppo, se così possiamo dire, prima o poi la giustizia ha sempre un esito corretto, leale e concreto. Ha stretto un accordo proprio qui nella tua, possiamo dire, lauria tranquillamente col professor Niccolò Mannino anche per una sede del Parlamento della Legalità proprio a Santa Maria Capua Vetere nell'ambito anche della Terra dei Fuochi. Sì, ho proposto al professor Mannino di aprire una ambasciata nella Terra dei Fuochi a Castel Volturno e sono sicura che lo faremo e di questo ne sono molto contenta. Ci terremo aggiornati ovviamente. Senz'altro, grazie. Grazie mille, dottoressa Capone.